Invio questa mia dichiarazione come fondatore dell'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, AMSI, e dell'Unione Medica Euro-Mediterranea, UMEM, riguardo la situazione di coronavirus che stiamo seguendo in tutti i paesi africani, euro-mediterranei e paesi del Golfo in Iran. E anche in Italia. Purtroppo stiamo leggendo che forse vogliono chiamare medici in pensione o altre soluzioni senza mai affrontare il problema come è stato proposto da noi tante volte. Noi da gennaio fino alla fine di febbraio 2020 abbiamo ricevuto più di 2.000 richieste tra medici, infermieri e fisioterapisti da tutte le regioni, principalmente Lombardia, Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Lazio. E da anche altre regioni che ancora non sono coinvolte, speriamo non saranno coinvolte maggiormente da coronavirus, che si stanno preparando. Queste richieste vengono dal pubblico e dal privato e noi abbiamo specificato che abbiamo bisogno di alcune condizioni che vengono rispettate, altrimenti i nostri medici non accetteranno mai. Un anno di contratto rinnovabile. Garanzie per la sicurezza sul posto di lavoro e il pagamento delle assicurazioni sia nel pubblico sia nel privato e far partecipare ai nostri i concorsi presso le strutture pubbliche per chi non ha la cittadinanza italiana e chi ha lavorato in Italia 5 anni regolarmente potrebbe sostenere i concorsi senza l'obbligo della cittadinanza, con l'impegno di continuare nella pratica della cittadinanza italiana. Per questo l'AMSI si appella al governo italiano e al Ministero della Salute dicendo che ormai siamo stanchi e non crediamo più alle promesse. In questi anni abbiamo sentito promesse sempre da chi sta all'opposizione e poi una volta va al governo, si scorda di quello che ha promesso e non manco ascolta le nostre richieste o le nostre proposte per risolvere la questione dei professionisti della sanità di origine straniera in Italia, che sono più di 80.000. E questo vale per governi di destra e governi di sinistra. Per questo basta buonismo mascherato, buonismo falso. Chi fa una proposta concreta deve rispettarla. Le comunità e le associazioni di origine straniera sono stanche delle promesse della sinistra che una volta stanno all'opposizione, poi quando vanno al governo non risolvono niente. Per questo non si capisce che differenza tra quel razzismo dichiarato o razzismo mascherato con un buonismo. Grazie.